È evidente che Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, cioè cercando di cambiare immagine, di cipriarsi, e, però mi sembra un'operazione abbastanza complicata, perché nel momento nel quale su questi temi i punti di riferimento sono il PIS, polacco e Orban, sono esattamente l'opposto di tutto quello che... E aggiungo anche che quella intervista mi sembra un modo appunto per rifarsi un'immagine, ma è l'esatto la differenza tra quell'intervista e il decalogo di Vox, cioè il discorso che fece Giorgia Meloni in Spagna, in spagnolo, al congresso, no, era la campagna elettorale per l'Andalusia, per la candidata di Vox, evidentemente è un'altra storia. Quindi io suggerirei che non si faccia un discorso in Spagna per il pubblico spagnolo e un discorso in Italia per gli elettori italiani, perché ognuno di noi ha una faccia sola e ognuno di noi è lineare in quello che dice. Noi quello che diciamo lo diciamo qui in Italia e lo diciamo in Spagna. Non è che se noi andiamo in Spagna di fronte a un pubblico spagnolo diciamo le cose con maggiore sincerità perché pensiamo che gli italiani non ci ascoltano, perché poi esistono le immagini, i social media e le cose passano. Quindi mi sento su questo di dirlo in modo